di questa grande cultura della coppia d'artistico in Cina. Coppia d'artistico in Cina, veramente tradizione straordinaria. E che anche loro lì in Cina vengono considerati come dei miti. No, comunque vedi la differenza dei components di Voronoff, che è basso perché viene pagato per il fatto che sia stato costante, perché era deciso, però va a mancare forse la coreografia. Poi andremo a vedere nel dettaglio quali sono i punti che va a perdere. Allora, andiamo a seguire Tatsuki Machida, che ha dichiarato che non si sentiva poi molto bene quando è arrivato, era molto stanco, poi dopo aver ottenuto il buon risultato proprio a Skate America, si è preso anche un po', come dire, un periodo di riposo, perché aveva bisogno di riposare, è rimasto in Giappone per allenarsi, però insomma il bronzo conquistato a Skate America è ovviamente di grande stimolo. Andiamo a vederlo adesso proprio nel suo uccello di fuoco. Triplo Axel. Quadruplo Tollbo, peccato la caduta. Triplo Lutz, triplo Tollup, bravissimo. Triplo Axel, bravissimo, doppio Tollup. Faticoso questi atterraggi. Triplo loop. Triplo Lutz. Fantastico questo triplo Lutz alla fine del programma. Mamma mia, quale facilità. Costruito alla perfezione. Se poi la facilità con cui l'hai eseguito. Triplo flip. Doppio Tollup. Triplo salco.
Tatsuki Machida, questo è un programma costruito per vincere, anche proprio come è costruito, sì, no? No, come è stato ideato. Guarda, adesso che è la seconda volta che lo vedo, ti ha convinto di più di Skate America? Assolutamente. Forse la Skate America ha fatto meno errori. Sì. Però l'ha detto, era arrivato stanco. Infatti ieri si meravigliava del risultato anche avuto nello show. Lo ricordiamo, Machida è secondo con 83-48, vicinissimo a Takashi. Si meravigliava perché dice sono arrivato proprio stanco. Se no, guarda, si vede che lui è veramente un atleta che si sente perfettamente all'interno del ruolo che sta interpretando. Vedi che anche durante il momento dell'inchino lui ci crede veramente ed è questo la sua forza, il fatto di essere talmente convincente, convinto lui, che poi lo trasmette nella grinta, nell'entusiasmo, nelle accelerazioni, riprende benissimo con le sbavature, riprende e va avanti. Mi sono sorpreso, guardate il dettaglio su questo triplo axel, un po' storto verso l'ultima fase delle rotazioni, questo cambio di posizione della trottola bassa. E è stato fantastico come a un certo punto ha fatto sbucare da una transition, da delle sequenze di passi con estrema facilità un triplo Lutz. Estrema facilità, cioè, hai ragione. Io tipo stanco per lui qua seduto e lui no, continuava, ha fatto veramente un crescendo incredibile. Guarda il piede com'è inclinato verso l'esterno, questo è il Lutz perché il piede è inclinato verso l'esterno. Questo è invece il Tolu perché vedete che punta con il piede a favore della rotazione. Sono belli questi dettagli perché magari sì, permettono a casa di comprendere esattamente quando noi chiamiamo Lutz, Flip, Tolu, Salkov, magari non è facile da capire, ma questi replay ci stanno dando una grande mano. Poi devo dire la verità, particolari curati alla perfezione, io continuo a controllarli sempre come muove le mani. Per sottolineare proprio l'uccello di fuoco, è incredibile. Bravissima, ricordiamo che oltre all'allenamento in pista, allenamento a secco, i patinatori e gli atleti si affiancano, si fanno affiancare da professionisti anche di altre discipline, proprio per andare a crescere a livello, certo, anche culturale su questo loro aspetto per poter presentare dei programmi completi. Vediamo, eh. 76 e 66 il tecnico. Guarda i components. 77 e 78 i components. Un punto di trazione per la caduta. 236 e 92 di overall con 153 e 44. Va veramente incredibile. Questo programma, questo ragazzo quest'anno piace veramente tantissimo, ha un programma, l'ho detto, costruito per vincere.